Per migliorare la qualità dei servizi offerti, il Comune di Napoli apre alla città e istituisce su impulso dell'assessorato al bilancio l'Osservatorio sui servizi pubblici locali, un organismo di consultazione e partecipazione alle scelte amministrative dell'ente che incidono in maniera significativa sulla vita dei cittadini. La nuova struttura svolgerà infatti funzioni di monitoraggio e controllo sulla qualità dei servizi, in particolare quelli erogati dalle società partecipate nel settore idrico, dei trasporti e della gestione dei rifiuti. I servizi pubblici locali sono la vita quotidiana dei cittadini, l'ambiente, i trasporti, la mobilità, tutti questi aspetti, quindi ci confrontiamo per cercare di prendere poi le decisioni migliori e poi anche un modo, devo dire, di far conoscere a tutti i problemi dell'amministrazione, quindi coinvolgerli nelle responsabilità, in modo di comprendere tutte le cose che si possono fare subito, quelle che si possono fare più là, quelle che oggi magari è impossibile fare perché non ci sono fondi. Con il contributo delle partecipate, l'osservatorio rileverà periodicamente il livello di soddisfazione degli utenti sui servizi pubblici essenziali e provvederà a proporre modifiche ed integrazioni tese al loro miglioramento, dandone comunicazione al Consiglio Comunale. Coordinato dall'assessore al bilancio, l'osservatorio vede tra i suoi componenti gli assessori competenti al settore idrico, del trasporto locale e igiene urbana, oltre a rappresentanti sindacali e datoriali, associazioni dei consumatori e ordini professionali. È un'idea molto rivoluzionaria. Per la prima volta anche chi usufruisce dei servizi partecipa e conta nella gestione dei servizi. Era giusto che soprattutto su trasporti, rifiuti, ci sia la voce di chi questi servizi li riceve. Noi parteciperemo con grande entusiasmo, sperando che poi dalle parole si passi ai fatti. Collaboreremo con quanti hanno voglia di dare ai cittadini voce e servizi utili e anche economici. In un momento anche di forte crisi economica, i servizi non possono essere aumentati.